era facile, vista l'assenza del playmaker e del tiro titolari, una squadra come il nostro che ha un roster non lunghissimo. Però i ragazzi credo che abbiano fatto una partita molto gagliarda, passatemi il termine, perché serviva ai nostri tanti ragazzi che sono la prima esperienza in Serie A capire che ci possono stare, che è la cosa più importante, essere competitivi anche dal punto di vista individuale, non solo di squadra, per questo campionato. Quindi era una partita per noi importante, soprattutto per prendere consapevolezza e fiducia, e al di là del risultato che ovviamente ci vede sconfitti, però credo che la squadra ha avuto la forza di stare, di partire molto bene, è andata sotto, ma ha avuto la forza anche di rientrare e senza mollare, che è la cosa più importante. Quindi tutto sommato penso una partita per noi positiva e ripeto molto utile per tanti ragazzi che per la prima volta giocavano in Serie A, da Baldasso a Mike Moore a Kingsley, a insomma quasi tutti, per cui devo dire, ripeto, una partita almeno da questo punto di vista sicuramente molto molto utile. Eravamo contro una squadra che pretendente al titolo, quindi voglio dire l'esordio non era facile, soprattutto perché mancavano anche due giocatori importanti, questo lo possiamo dire, che non è una scusa ma è un dato di fatto. Però ripeto, comunque la squadra ha fatto una partita buona e per cui partiamo da tutte le cose positive viste questa sera. Coach, la solita Virtus di Coach Bucchi, non molla un centimetro, non molla un minuto, e nel finale forse qualcosa di più si poteva ottenere se Alibegovic fosse stato più fresco? Ma sì, alla fine eravamo un po' cotti, soprattutto con gli esterni, perché avendo poche rotazioni, poi alla fine anche Giovanni Pini si è fermato per la schiena, per cui alla fine eravamo veramente contati. Però appunto ti dico, no, non si deve mollare assolutamente, quindi questa è la prima cosa, ed è la cosa su cui dobbiamo costruire la nostra stagione, con le difficoltà che ci saranno, perché ovviamente sarà lunga, difficile, con due retrocessioni. La nostra permanenza in Serie A passa attraverso il sacrificio, attraverso la voglia di aiutarci e di aiutarsi come abbiamo fatto oggi. Per parlare di chili all'interno del pitturato, con Jefferson da 5, Pini può essere un 4,5, coach? Sì, può giocare insieme a Jefferson sicuramente. Giovanni è un ragazzo che conosce molto bene la pallacanestro, per lui è un ritorno in Serie A dopo qualche stagione da 2. Però è un giocatore intelligente, sa dove stare, ha senso della posizione, quindi sicuramente devo dire che una delle note più positive di questo inizio di stagione. Ho scoperto un giocatore di cui avevo stima sicuramente, ma che mi ha invece sorpreso ulteriormente in positivo. La prossima gara contro Brindisi al Pala Euro, qualcosa di importante? Beh, per me dopo 5 anni che ho fatto Brindisi, ovviamente per me è un, come dico sempre, è un piacere, è un'occasione per salutare tanti amici. Sarà una partita dura perché sono una squadra di alto livello in questo momento, hanno consapevolezza, hanno talento, hanno tanti giocatori di ottimo livello, quindi sarà una gara difficile, però dobbiamo ripartire, ripeto, dalle cose viste questa sera che sono per noi fonte di, passatemi un po', di ispirazione, nel senso dobbiamo veramente andare a casa una sensazioni positive perché la squadra non ha mai mollato, che è la cosa più importante. Grazie.